A 13 km dal centro abitato, a 1180 metri sul livello del mare, si trova il Santuario della Madonna Nera d'Europa, il più celebre luogo di pellegrinaggio del Piemonte, uno dei più importanti d'Italia e forse il più antico santuario mariano dell'Occidente. La leggenda fa risalire al santo vescovo di Vercelli Eusebio, rifugiatosi fra questi monti per sfuggire a una persecuzione nel 369, la conservazione in una nicchia di un masso erratico di una statua lignea della Madonna, presunta opera di San Luca Evangelista, da lui portata fino ad Europa da Gerusalemme. In realtà, i primi documenti riguardanti il santuario risalgono al XIII secolo. Durante la peste del 1599, la città di Biella fece voto di erigere una nuova chiesa e così sorse quella attuale dopo l'abbattimento della chiesetta dugentesca. L'intero complesso fu arricchito in seguito da due piazze realizzate fra il 1600 e il 1800. Al di là del piazzale, sorge la maestosa Chiesa Nuova, caratterizzata da una grande cupola visibile in gran parte del territorio biellese. I lavori iniziarono nel 1885, ma vennero portati a parziale compimento solamente nel 1960. Il complesso è Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO e l'intero territorio è divenuto Riserva Naturale Speciale Sacro Monte d'Europa. Al santuario sono annessi un osservatorio meteo-sismico e una stazione radio. Alle spalle del santuario vi sono impianti sciistici di risalita e un giardino botanico. Sulla strada di ritorno per Milano facciamo una tappa per visitare il Ricetto di Candelo. La visita suscita emozioni profonde. Camminare tra le sue vie acciottolate è come respirare la storia. È come andare su e giù per il Medioevo alla scoperta di momenti legati alla cultura contadina. È come perdersi nella magia di un luogo unico. Parlando di cinema, in tempi più recenti, il Ricetto ha fatto da sfondo a fiction televisive come La Freccia Nera, I Promessi Sposi, Dracula, eccetera.